Innanzitutto grazie per questa grandissima opportunità, e saluto la folta platea anche a nome dei miei uomini. Io ho l'onore di dirigere Artigiancassa da un paio d'anni. Artigiancassa è la banca delle piccole imprese, nella quale crediamo fermamente. Io sono straconvinto che la piccola impresa, e non per avere consenso da voi, sia l'asse portante di questa nazione, e o inverte il trend o non ce n'è per nessuno. E dunque, in questo senso, Artigiancassa nei fatti, chi vi parla è un bancario, fa il suo dovere. Dall'inizio dell'anno abbiamo lavorato quasi 20.000 prestiti, abbiamo erogato varie decine di milioni di euro, abbiamo fatto, non faremo, prometto di fare. Dunque è un onore per noi avere il nostro logo lì in basso da 5 anni, con persone che fanno e con il quale noi vogliamo fare insieme. Certo, quando dice il mio amico e collega Francesco Simone mi ha detto: Vincenzo, sabato mattina magari facciamo un intervento con gli amici della CNA. Allora ho detto: Francesco, su che cosa? Sul digitale. Io tra l'altro ho un figlio ingegnere, gliel'ho detto, e ho detto: papà, ma tu non ci capisci niente, insomma, vai ancora in giro col BlackBerry, e mi rendo conto che quando lo tiro fuori le espressioni di chi mi vede, diciamo, sono un po' perplesse. Dice: guarda questo, tutto lui, e ancora va in giro con questo reperto archeologico. Per dirvi quanto è necessario uscire dalle vesti, come dire, formali, attuare una rivoluzione proprio culturale, ed è il motivo che mi ha spinto a essere qui stamattina a promettervi che ci impegneremo al massimo in questa rivoluzione culturale, in cui è necessario ricordarsi che non casualmente le orecchie sono due, gli occhi sono due, la bocca è una, perché bisogna ascoltare e vedere per imparare al doppio di quanto si parla. Oggi si parla tantissimo. E quindi, diciamo, io mi ha bruciato l'avvocato la battuta da artigiano del credito, che parla dopo l'artigiano del diritto, è un po' complicato, però ci sto provando. Evidentemente ho necessità di frequentare, di fare la banca fuori sempre di più, per capire verso dove va il mondo e fare fine tuning della nostra attività giornaliera su quello che il mercato ci richiede. Un mercato che va sempre più verso le government, verso l'open data, verso il networking, verso le piattaforme. In questo senso Artigiancassa è molto evoluta, davvero, perché noi lavoriamo, se noi non abbiamo agenzie fisiche, noi lavoriamo tramite una piattaforma telematica con il quale lavoriamo il credito, i finanziamenti, i famosi quasi 20.000 di cui vi parlavo prima, tramite una web application Artigiancassa che i nostri splendidi amici di CNA ci consentono insieme di gestire presso i loro punti associativi, laddove l'imprenditore ha una possibilità di davvero attuare e concretizzare una territorialità che aiuta a favorire la possibilità che lui possa accedere al credito. Quindi, uscendo da quei luoghi comuni, le banche non danno, è irrilevante. Il tema è, come dire, comprendere che il mondo va avanti, ma come è sempre stato. Io ho iniziato da cassiere a Treviso 30 anni fa, esatti, dopo l'università, ok? Non sono mai frequentato Silicon Valley, eccetera, però da allora ho cambiato 15 città insieme alla mia famiglia, 19 incarichi, mi sono rimboccato le maniche, come fanno questi splendidi 600 progettatori che sono in questa splendida fiera, che è la prima volta che vedo, bellissima, e con cuore, coraggio e cervello ci siamo dati da fare e abbiamo innovato la nostra vita. In tutto questo girovagare ho visto tante cose, no? E allora mi ricordo quando da settorista nella Bergamasca abbiamo finanziato un progetto di pannelli solari che non è, diciamo, un progetto usuale come adesso. Previa cessione di energia alla scuola lì del paese, abbiamo finanziato un qualcosa che all'epoca sembrava incredibile. Ricordo un'azienda di sistemi frenanti, oggi il massimo che c'è nel mondo, poi affezionatasi a quella banca che ha avuto fiducia nell'idea. Il project finance ha sempre avuto un tema di particolare necessità di competenze, di rivoluzione culturale. Cosa cambia oggi rispetto all'epoca, dalla mia visuale
ideale di, come dire, bancario trentennale. Il tema è che la rivoluzione tecnologica in atto è vorticosa e veloce in un contesto recessivo che dal dopoguerra a oggi non c'è mai stato e in maniera così prolungata. Il PIL che ci stiamo perdendo per strada negli ultimi anni è straordinariamente significativo, però se non si fa concertazione, e quindi la bellezza di questa filiera, la bellezza di essere al fianco di CNA della Confederazione è fondamentale per consorziarsi, per far sì che le piccole imprese meravigliose, mettendosi insieme, ma non perdendo la loro identità e sapendosi innovare, possono evidentemente riprendere quello che il ruolo in questa nazione gli ha sempre dato, che è quello di creare ricchezza, consumi, produzione, spesa e via discorrendo. Questo è fondamentale. Però il cambio culturale non è solo nel mondo del credito. Io ritengo che il fidarsi, proprio l'altro giorno vedevo un premio per quattro ragazzi per un progetto di estrusione che ho faticato a capire. Allora mi chiedevo, nell'ambito della piccola media impresa, quella come potesse essere utilizzato, ed era bellissimo capire questo processo. È chiaro che anche all'interno della PMI inserire queste progettualità determinerebbe un salto di qualità tale da, come dire, compensare quei costi fissi che oggi attanagliano, diciamo, il nostro tessuto imprenditoriale. Fiducia. La fiducia è un qualcosa che non è un qualche cosa che si crea con un on-off e via discorrendo, è un qualcosa che concertando, consorziandosi evidentemente, ti può consentire di non mettersi uno contro l'altro, cosa che oggi nel nostro mondo, io qui sono per parlare in veste di rappresentante della mia banca, non ci porterà, continuando in questi toni, mettendosi l'uno contro l'altro, da nessuna parte. Bisogna fare fatti, noi abbiamo tutto l'interesse a farlo, andiamo avanti così, e quindi in bocca al lupo per tutto quanto. Grazie.